due punti che volevo, per necessità di tempo, brevi, e l'ultimo era la petizione, però lo tratto invece per primo. Perché il Comune di Biasca ha aderito a questa petizione? Ma anzitutto perché crede nella fattibilità di queste fermate al transito a Biasca, evidentemente sono delle parziali, perché la massa critica e l'utenza non giustifica delle fermate con scadenza oraria. Questo è chiaro, il ruolo per queste fermate a scadenza oraria è quello di Bellinzona, è quello non ci piove e togliamo subito qualsiasi ambiguità su questo. Però per noi è fondamentale che ci siano delle fermate, si indica, ma poi saranno le ferrovie anche a doverlo dire, al mattino in direzione nord e alla sera in direzione sud, per garantire questo collegamento giornaliero diretto con la Svizzera interna. È fondamentale, è stato detto da Massimo, verrà ripetuto in seguito per la nostra regione. Però questa petizione è anche uso a diversi piani di lettura ed uso. Anzitutto quello di creare coesione interna nostra, quindi la giusta dialettica con la regione sud della regione Bellinzona e Valli, quindi con l'agglomerato di Bellinzona, ma anche la discussione interna nostra nei tre valli. Sappiamo che all'interno dei tre valli molto spesso siamo uniti e coesi, qualche volta un po' meno. Su questo punto creiamo coesione, la coesione sicuramente, da quel che sento e vedo anche i presenti in sala degli altri comuni, cioè, quindi coesione interna è importante. La disparità di sviluppo tra queste grandi regioni centrali e le regioni invece più periferiche, e qualche misura per attenuare questi trend divergenti tra centri e periferie, che in Svizzera sono poi l'arco alpino, la periferia e il centro, l'altipiano svizzero, si possono prendere. E una di queste è l'attenzione particolare del Consiglio federale e della Confederazione agli effetti dell'apertura di Altranzi, quindi di andare a capire che anche questa infrastruttura partecipa ad accentuare questi trend di concentrazione nei centri a livello ticinese, anche se non abbiamo metropoli evidentemente, e la concentrazione nelle aree urbane, in particolare di Lugano, anche di Bellinzona, con effetti invece contrastanti o addirittura negativi sulla periferia. E qua dopo passano un po' sotto silenzio. C'è stata ad esempio la presa di posizione, la consultazione del Consiglio federale sul postulato Bauman, dove aveva risposto in maniera molto, secondo me, molto preoccupante, dicendo no, non preoccupatevi per la tratta di montagne, no? Però dopo, a tutte le domande che il consigliere degli Stati Bauman forniva sul rilancio del turismo, sulle garanzie per mantenere questa infrastruttura, il Consiglio federale ha stipulato della mente, qui per fortuna che insieme al cantone abbiamo risposto, perché credo nella versione poi finale della presa di posizione del Consiglio federale un'apertura maggiore verso certi temi, ad esempio la valorizzazione UNESCO della tratta ferroviaria di montagna. Ovviamente si è data disponibilità ad approfondire il tema di questo importante tema. Un altro tema è il rapporto sul monitoraggio di Altrans. Questo qui è la Confederazione non voleva ripetere un errore rispetto a quanto ha fatto con il Lechter. Nel Lechter non sono partiti a studiare gli effetti, le conseguenze del Lechter, per fortuna dei palesani, come hai detto tu Massimo. Il Lechter è diventato una S-Bahn cantonale, perché era troppo lungo verso l'Italia, è diventata un mezzo per permettere ai palesani di fare il pendolarismo nella provincia di Erna, anche con un aspetto molto interessante, perché se penso ad esempio al direttore del SAB, lavora a Berna, i due valesani risiedono in Valese, la direttrice generale della posta svizzera risiede in Valese e lavora a Berna, quindi questo è un elemento molto importante che fa capire anche a livello professionale quanto possa essere importante essere collegati a un'ora e quattro dei grandi centri, e alcune fermate di una via della Biasca permetterebbe di entrare nella sfera degli agglomerati di Lucerna e di Zurigo a orizzonte temporale un'ora e quattro di anni. E su questo tema qui fortunatamente si ribadisce dopo
comunque dopo più di un anno di lavori che lottavamo, e anche la Confederazione, che Antonio ha preso atto, perché per l'altro Ticino corre un rischio se non si predispongono delle misure di accompagnamento. Ecco, io ticinese, ma che però rende l'idea che volevo utilizzare proprio per questa cosa. Noi non vogliamo che dopo tutte le promesse che sono state fatte per il Canton Ticino in vista dell'arrivo di Altransit, poi dall'anno prossimo, nel giugno 2016, quando festeggerà in pompa magna in grande stile l'apertura di Altransit, un'opportunità, come è stato ricordato giustamente, straordinaria per il nostro cantone, poi ci si dimenticasse appunto delle promesse che sono state fatte da suo tempo. Altransit è un'occasione unica e di questo dobbiamo essere sicuramente riconoscenti alla Confederazione, però deve portare un beneficio a tutto il Canton Ticino. Quando parlo di tutto il Canton Ticino non penso solo alle zone già privilegiate, più fortunate, che sono quelle al di là del Monte Cervo. Il Ticino va anche considerato nell'ottica di quella che è il suo territorio a nord del Monte Ceneri, delle zone che sicuramente sono meno favorite per tutta una serie di ragioni. E allora non si vorrebbe arrivare al paradosso che queste regioni delle tre valli, oltre i sacrifici che sono stati ricordati, si vedano passare sotto il naso o davanti al naso molto più traffico di treni merci, molte più emissioni, molti più effetti collaterali, senza avere un minimo beneficio, perché questo sarebbe, a nostro avviso, e anche a mio avviso, inaccettabile. Allora,